conoscere da vicino questa bellissima realtà della Val Rendena. Entriamo? Entriamo, amado dos! La cucina Amado dos è curata dallo chef Valerio Polito e il servizio è curato da Jessica Pittau. Allora, Polito viene da Taranto, Jessica viene dalla Sardegna. Si sono conosciuti in Val di Fassa durante i loro anni di lavoro lassù e in coppia conducono la cucina di Amado dos, che è veramente eccezionale. Voi proponete sempre piatti tipici. Oggi per esempio abbiamo preparato questo piatto del Montanaro con dei prodotti tipici della Val Rendena. Abbiamo fatto della polenta di storo con delle puntine, dei crauti, della pancetta, sempre prodotti della valle, e con dell'insalata del nostro orto, con delle uova sempre delle nostre galline. Sai cosa mi ha fatto piacere, chef? Il fatto del taglio della polenta con il filo. Sapete quanta gente avete fatto ricordare quei momenti? Beh, come si dice, anche l'occhio vuole la sua parte. È una cosa tradizionale tagliare la polenta col filo, anche se non è delle mie tradizioni, l'ho imparato qui. Le proposte gastronomiche non si limitano a questo piatto che abbiamo degustato noi oggi. Facciamo canederli, strangolapreti, spezzoli, carré affumicato, sempre servito magari con verze, con crauti, polenta, spezzatini di cervo, capriolo. Serve con quel po' di fantasia pugliese che non manca mai. Beh, quello sì. Poi dolci, abbiamo degustato un ottimo strudel, veramente un ottimo strudel. L'avete fatto voi? Certo, molto semplice, con le mele della Val di Nonna, la pasta sfoglia, cannella, zucchero, uvetta e finoli, basta. Ottima la cucina, ottimo il servizio, il tutto in un contesto di Amado dos che dà quel tocco in più di ospitalità. Ma questa polenta di storo si trova veramente dappertutto. Oh, ci fa piacere, ci fa onore intanto, perché è una polenta esclusiva. Quali sono le qualità organolettiche di questo tipo di polenta? Ma è uno strano di storo che ha una lunga storia centenaria e che abbiamo riscoperto negli anni 90, non per niente si chiama Agri 90, l'abbiamo recuperato nella campagna che andava completamente all'abbandono e l'abbiamo riscoperto. E sicuramente è un prodotto di grande nicchia, oggi come oggi la qualità ci ha dato ragione. Parliamo oggi del grano turco o farina da polenta, un tempo coltivato ovunque in tutto il Trentino ed oggi quasi esclusivamente nella zona di Storo, dove si coltiva in modo biologico una varietà di mais chiamata Marani, che viene macinata in modo da mantenere intatte le sue proprietà organolettiche e parte della sua fibra. In zona viene preparata una polenta chiamata carbonera, che si ottiene aggiungendo in cottura burro, formaggio, luganica fresca. La polenta di storo si può accompagnare anche alla tara. La tara è ottenuta dagli scarti dei formaggi grattugiati e messi in un vaso di vetro o di ceramica, riempiti di grappa e lasciati fermentare, ottenendo così un formaggio molto piccante e gustoso da spalmare.